passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa. Bistretta è una città cristiana, una città dove l'amore a Gesù e l'amore alla Madonna sono evidenti. L'amore a Gesù, da 12 anni in questa città c'è l'adorazione perpetua di Gesù sacramentato. L'amore alla Madonna, che è già la castellana di Mistretta, sul castello di Mistretta troneggia la Madonna. La Madonna che viene invocata come Madonna dei miracoli, Madonna della luce. Ecco, Mistretta è tutto questo. Ma io devo passare... Il nostro mondo di oggi risulta veramente il mondo degli orfani per la scelta, perché hanno abbandonato il padre vero e poi questo mondo è così come è, triste, senza la certezza. Continuate la vostra opera di portarci verso il Padre, perché nessuno si senta orfano. Buongiorno a tutti e un ringraziamento accorato alla Madre Generale e al suo consiglio. Vedete, poco fa al mio arrivo sono stato ringraziato per l'accoglienza, per il modo con cui ci siamo relazionati in questo periodo di organizzazione, ma sono veramente io che ringrazio voi a nome della città imperiale di Mistretta per aver scelto voi stesse di effettuare questo momento di gioia e di preghiera proprio nella città amastratina. E vedete, ho voluto portare il saluto della città in forma ufficiale con la fascia tricolore, perché è giusto che le istituzioni ricambino questi regali, questi momenti di gioia che altre istituzioni come quelle ecclesiastiche, religiose, vanno effettuando nei vari paesi. Ed è veramente un onore oggi portarvi il saluto e ringraziarvi ancora per aver scelto Mistretta. E il Monsignore Arciprete Michele Giordano ha nel suo discorso in mia preliminare accennato che avrebbe soffermato la sua attenzione su tre parole. Io invece concludo con tre parole, così come mi è stato anche suggerito e concordato dai miei collaboratori, che ringrazio tutti per essere qua presenti anche a contribuire all'ottima realizzazione di questa giornata. Ed è una canzone che tutti i giovani sanno, no? Dammi tre parole: sole, cuore e amore. Il sole ce l'abbiamo, il cuore è quello che ci fa vivere e in ogni caso ognuno risponde del suo cuore, l'amore è il sentimento che ci deve accompagnare per tutta la vita. Anche i nostri cuori, la nostra attenzione si concentra su quello che è il momento iniziale di questa giornata. Il nostro aiuto, misericordia, sorella te, sopra tutti noi, avessi un mondo di oscurità, lì tu ci trovi, nelle tue braccia ci si getta. Benissimo, bravi bambini. Sì. Okay. E poi tutti gli altri. Sono una donna come tante. Ho lasciato il mio paese in fuga dalla violenza, dalla guerra, ed ora mi manca tanto. Sono arrivata qui a stento, dopo un viaggio disperato. Un'agonia durata mesi.
mesi e mesi. Ho sofferto fame, paura, aggressioni. Mi hanno tolto tutto. Poi, dopo il mare, le onde, i corpi morti dei miei compagni, un barlume di speranza. Tante persone buone ci hanno accolto nelle loro case, senza chiederci nulla in cambio. Non so neanche i loro nomi. Io li chiamo angeli. Parlano una lingua che non è la mia, ma la dolcezza della loro voce mi aiuta a dimenticare per un attimo che per molti di noi la speranza è morta in mare. E allora chiediamo al Signore di liberare tutta l'umanità dalle carette che hanno fatto anche loro battere il cuore di questa cittadina per accoglierci. Ecco, chiediamo a loro di aiutarci a capire come è possibile pensare ad una liberazione dell'intera umanità da quelle catene che purtroppo la rendono prigioniera. Ecco, questi nostri carissimi giovani, ecco, ci aiuteranno a fare questa richiesta di liberazione al Signore attraverso una coreografia su un testo intitolato Donami occhi nuovi. Donami occhi nuovi per vedere il cielo.